Buonasera cari amici di Telestreet Arcobaleno Sorrento. Siamo qui con la grande Rossi Selo e siamo onorati di avere come ospite una scrittrice che sta avendo lusinghiere critiche in tutta Italia con questo libro. Ti aspettavi un successo simile, cara? Tu Assolutamente sei no. una persona schiva, timida, quindi forse l'hai Molto. scritto un po' in punta di piedi e poi il successo ti ha un Molto, po' molto. travolta. Molto sì, davvero. È un po' come un figlio. Insomma, comunque sono molto emozionata sempre quando parlo del mio libro, sì, vero. Questo libro tratta una tematica molto particolare, l'hai affrontata in maniera molto personale e questo forse è il suo successo, è il suo successo. Beh, sì, sicuramente sì, l'argomento è delicato, ma ci sono vari argomenti, insomma, non solo la violenza sui minori. Insomma, sì, comunque mi sono sentita davvero molto presa dalla storia e comunque anche molto felice del riscontro che ho avuto da critiche a giornali. Sì, insomma, comunque sì, È un sono molto libro che è contenta. un po' a ritmo di musica, vero? Perché ci sono delle canzoni che rappresentano le colonne sonore di alcuni capitoli. La musica è importante nella tua È vita? importante, è importantissima la musica, comunque mi ha aiutato tanto, mi ha salvato un po' la vita e comunque vabbè anche i brani che sono citati nel romanzo sono inerenti insomma un po' alla storia e comunque li ho scelti e li ho scritti per entrare un po' in empatia con il lettore perché li ascoltavo scrivendo, quindi sono stati molto importanti sicuramente, sicuramente. Oggi si parla di nuovo noir napoletano, c'è un fermento anche di scrittori di gialli a Napoli, vero? Napoli è una città che forse proprio per le sue caratteristiche è vicina al Sì, noir, al giallo, al molto thriller. molto vicino al giallo il thriller, poi Napoli insomma è una città che si presta molto al mistero, comunque al noir, però il mio insomma è un po' atipico come noir, non è un classico, non è il classico giallo che viene letto, insomma, narra di una vicenda umana, il vero protagonista è l'anima umana di questo romanzo, in tutte le sue sfaccettature. E il dolore soprattutto, anche che in questo caso aiuta a crescere. Insomma, la protagonista ne fa un po' una risorsa, quindi Scandaglierei ancora l'animo umano nelle prossime sì, opere. sicuramente sì. Esce la mia raccolta di racconti che si chiama Donna Immaginaria e sarà in libreria dal 3 di dicembre. Insomma, ci sono tre sezioni, una appunto neorealista. E poi vabbè c'è una un po' più leggera, ironica, e un'altra, insomma, sono una sorta di interviste impossibili con scrittori o pittori famosi, insomma, dei tempi Dunque ti andati. Quindi, aspettiamo ancora a Sorrento col sì, nuovo libro per un altro successo. sicuramente, sono stata molto felice di essere qui con voi stasera. È Grazie. stata la fortuna nostra. Grazie, Grazie. grazie a voi. Grazie.